L'Asso Avellino Calcio scalda i motori per la nuova stagione. Sono partite al Comunale di Prato la sera le selezioni per i campionati regionali e provinciali, riservate ai ragazzi 2010, 11 e 12. Il tutto sotto l'occhio di Ciro Fusco, che ha spiegato la mission della società per la nuova stagione. Dopo 8 anni in cui abbiamo fatto solamente settore giovanile e settore scuola calcio, abbiamo deciso quest'anno di intraprendere un percorso leggermente diverso, soprattutto a livello di qualità. Con l'avvento del nuovo responsabile del settore giovanile, l'amico e tecnico Gerardo Silano, che quest'anno ci ha dato l'ok per venire da noi. E quindi quest'anno facciamo scuola calcio e settore giovanile, cioè decidiamo, abbiamo fatto un percorso parallelo, però poi dopo cercando di, ripeto, di fare delle cose a livello qualitativamente un po' leggermente superiori in questi anni che abbiamo fatto della ottima scuola calcio senza presunzione, con il supporto, come ben sapete, del direttore della Palmese, l'amico Nicola Dionisio. E infatti quest'anno con Gerardo facciamo addirittura un campionato regionale a 2007-2008 under 18, e come ti dicevo i nostri ragazzi di punta avranno come priorità lo sbocco nella società della Palmese. Una nuova stagione che vedrà anche la figura del tecnico Gerardo Silano, quest'ultimo che ha raccolto diverse soddisfazioni nel triennio con la Virtus Avellino. Dopo 3 anni passati alla Virtus, con tante soddisfazioni, insomma, sono stato preso da questa proposta e non vedo l'ora di iniziare per cercare di costruire qualcosa di buono ad Avellino città. E questa è una società che negli ultimi anni ha lavorato bene per quanto riguarda l'attività di base. Il direttore ha l'intenzione di fare un settore giovanile, quindi cercheremo di cominciare a lavorare con i gruppi anche un po' più grandi, con l'under 15, l'under 14, vediamo un po' che cosa riusciremo a fare. Lui vorrebbe anche provare a fare una squadra un po' più grande, vediamo se riusciamo a trovare dei giocatori importanti per le categorie più grandi, proveremo anche a fare qualche categoria un po' più grande. Tra sogni e aspettative, i ragazzi hanno avuto modo di conoscersi in campo, raccontando anche l'amore per il calcio e, perché no, magari ricalcare il cammino dei propri idoli. Sempre mi è piaciuto fin quando ero piccolo, poi diciamo che mi è venuta anche questa passione perché ho avuto un bravo allenatore, si chiama Pasquale Visconti, era molto bravo, quindi mi è venuta pure la passione. Il mio giocatore preferito è la Yamal, perché mi piace come tocca il pallone, la sua tecnica e quindi la sua classe che mostra anche alla sua giovane età.